Sì, non niente. avete avuto pre-interviste e poi le chiedo se un passo indietro fa parte del percorso questo tipo di prestazione nell'immaginare poi un campionato diverso. Per me fa parte, ti rispondo alla seconda parte del percorso. Abbiamo fatto, secondo me, un ottimo, un grande secondo tempo. Peccato perché avevamo subito raggiunto il pareggio, c'è stato annullato. E dopo l'abbiamo raggiunto, è stata una partita molto difficile. Mister ha avuto un piccolo. Era un po' stanco, ha mandato me anche perché ho fatto la battuta anche prima con i vostri colleghi. Ogni tanto mi vuol far apparire. Mister, merito anche del Bologna rispetto all'Udinese, quindi anche merito dell'avversario. Un calo dovuto a stanchezza, dovuta a febbre di impegno, o più vostro? No, no, il Bologna ha fatto un'ottima gara perché è un'ottima squadra, giocatori sia a centrocampo, un'ottima squadra, giocavano bene a calcio, ma la sapevamo che avevamo delle difficoltà e l'hanno dimostrato sul campo. E il primo tempo secondo me dovevamo girare più velocemente la palla, più andare sugli esterni, invece abbiamo cercato di passare centrali e loro ci hanno bloccato bene da quel punto di vista lì. Poi il secondo tempo invece la musica è cambiata e è stata una partita diversa. Mi si sta vedendo un Vlahovic diverso quest'anno, oltre ai gol anche per carisma, leadership, voglia magari trascinare la squadra. Sì, perché Dusan sta meglio fisicamente, questo è importante perché il problema dell'anno scorso è che non è stato mai bene perché Sopube l'ha tormentato per tutto l'anno e anche quest'anno all'inizio aveva un po' di fastidio. Poi è migliorato, anche questa settimana l'ho visto molto meglio fisicamente, ha fatto gli allenamenti ad alta intensità molto bene, si vedeva che stava bene, poi ha fatto gol domenica, oggi ne ha fatti quasi due perché aveva fatto due gol e mi è piaciuto anche nella costruzione che devamo molto a centravanti farsi vedere, l'ha fatto molto bene, ha fatto un'ottima partita. Mister, le chiedo se si sente di commentare le parole di Ferruccio nel post partita. Assolutamente no, non commento, noi non commentiamo mai, ma non da oggi, da sempre nella linea della società, del nostro allenatore, né a favore né a sfavore. Se no possiamo commentare anche l'episodio del primo tempo, non vogliamo commentare la terna arbitrale, ha deciso così, vuol dire che era giusto così. Un commento invece sul rientro in campo di Pogba? Paul sta lavorando da un po' di tempo con noi, lo stiamo gestendo per questo problema che ha al ginocchio, sta crescendo di condizione ed è entrato, ha fatto mezz'ora, siamo contenti, anche lui ha voglia di dare una mano e la darà sicuramente.